Dopo il successo delle prime due uscite, si può scaricare gratuitamente il terzo numero di Comics Domain. Fumetto, animazione, computer grafica, videogiochi, musica, cinema. Sono questi gli argomenti di cui si occupa il magazine digitale edito dalla Scuola Internazionale di Comics in collaborazione con la Kawama Editoriale. Ben 210 pagine per un'immersione nell'universo dei comics a 360 gradi. È un'esperienza di lettura multimediale e innovativa. Mi piacciono tutte e due le definizioni, quindi sia letteratura per l'immagine che... A partire dalla video intervista a Paolo Eleuteri Serpieri, in cui l'autore di fama internazionale rivela i primi dettagli dello speciale su Tex che si è realizzato. Rughe, il lungometraggio ispirato all'omonima graphic novel di Paco Roca e i 70 anni di Il Sergente Kirk, celebrati da Gianni Brunoro. La intervista a Nick Guerra, alla disegnatrice manca Kiriko Kubo e all'illustratore fumettista Ale Giorgini. E ancora, la recensione del DVD dedicato a Sergio Bonelli, come Tex Nessuno Mai, la vignetta multimediale Hypnagothic. E da questo numero un fumetto tutto da leggere, L'uomo di Mosca, di Dal Pra e Alessandrini. Non mancano giochi e Crugi Comics per mettere alla prova la conoscenza del mondo dei fumetti e l'imperdibile opportunità di vincere uno sketch originale di Tex realizzato da Serpieri. Per gli autori, insomma, una vera sfida al passo con i tempi, vecchio prodotto in nuovo contenitore, per non limitarsi più a parlare di fumetti, ma attraverso i fumetti.